Buon mercoledì pomeriggio, ben trovati imprenditori che cambiano, questo è Business Caffè, ciao Miki. Il Ciao Franci, buon mercoledì a tutti. nostro appuntamento nel quale condividiamo tutta una serie di nostre esperienze e anche quelle dei nostri clienti per migliorare in continuità il business e cercare di mantenere soprattutto le nostre imprese e i nostri business al passo con i tempi che cambiano. Oggi parliamo di analisi di mercato, proprio in tema di competizione, come fare a fare delle analisi di mercato per mantenere competitivo il proprio business, che è un tema estremamente trasversale e che ci riguarda tutti, di cui non possiamo fare a meno di ritornare di tanto in tanto. Sì, assolutamente sì, perché è un argomento che è proprio legato anche allo sviluppo che parte appunto dall'analisi del mercato, che è proprio utile poi a sviluppare delle nuove strategie che siano realmente efficaci a quello che è appunto una richiesta e il bisogno appunto sentito dal mercato. In una parola è l'azione, quindi fare dell'azione strategica effettiva. E quindi partiamo proprio da quello che è il tema più importante, che è uno dei primi passi fondamentali per capire dove sta andando il business, è proprio avere una visione chiara del mercato. Questo ti permette proprio di prendere delle decisioni strategiche più informate, quindi non basta più basarsi sull'intuito o sull'esperienza, cioè solamente su quello. È proprio necessario raccogliere dei dati reali su quelli che sono i concorrenti, sui clienti e sui trend di mercato. Infatti, nelle sessioni che facciamo con gli imprenditori, con i manager e anche i responsabili dell'area vendite, facciamo sempre delle domande molto mirate, come per esempio se ci sono diciamo, dei concorrenti che sono diciamo, quelli che voi sentite maggiormente e quali vedete essere i loro punti di forza o magari i loro punti di debolezza. E un'altra domanda, appunto, è quali tendenze di mercato stanno emergendo e come potrebbero a questo punto influenzare la propria attività. Quindi un suggerimento pratico che diamo quando affianchiamo i nostri clienti è quello di non limitarsi a guardare i concorrenti diretti, ma anche di esplorare mercati paralleli per individuare poi quelle che possono essere delle nuove opportunità o quelle variazioni utili a fare un po' un posizionamento differenziale. Infatti, l'analisi di mercato è proprio fondamentale per avere una visione chiara e informata di quello che è il tuo contesto competitivo. Quindi, una delle metodologie più efficaci è proprio l'analisi di marketing scientifico che noi facciamo. Si basa sui dati, su delle ricerche oggettive per prendere poi delle decisioni strategiche su un dato. E quindi, una volta raccolte queste informazioni, è proprio il momento di rivedere le strategie competitive e la strategia che ha implementato magari 6 mesi fa potrebbe non essere più valida oggi. E in questi step, nei nostri coaching, facciamo proprio fare una vera e propria fotografia del posizionamento attuale e facciamo anche poi immaginare dove vogliamo portare l'azienda nei prossimi mesi. Quindi 3 consigli sono il focalizzarsi sul valore. Quindi che cosa stai offrendo che i tuoi competitor non offrono? E quindi qui dobbiamo proprio evidenziare il fattore distintivo. Quello che riguarda l'innovazione continua, quindi anche dei piccoli cambiamenti possono fare la differenza e ad esempio magari aggiornare l'offerta o migliorare quella che è la customer experience può darti un vantaggio competitivo rispetto appunto ai competitor e l'adattabilità. Quindi essere pronti a modificare rapidamente la strategia quando i cambiamenti nel mercato lo richiedono è proprio fondamentale per restare rilevanti. Quindi nei nostri affiancamenti aiutiamo proprio a non limitarsi a difendere la propria posizione, ma a giocare anche d'attacco. Quindi pensiamo a come anticipare quelle che sono le mosse della concorrenza e a trovare dei nuovi modi per riuscire a soddisfare il mercato e ad essere riconosciuti nel mercato come qualcosa di utile, interessante e innovativo. Quindi, come dici tu, Miki, l'analisi di mercato è fondamentale anche che sia ciclica, quindi regolare,
rifarla di tanto in tanto per avere una visione chiara e informata del contesto competitivo nel quale ti muovi. E non si può, come dicevi anche tu prima, andare a caso, creare delle strategie semplicemente con quello che noi crediamo e noi pensiamo all'interno dell'azienda o con i famosi secondo me è così, ma è necessario adottare delle metodologie che anche poi a specchio, no, ci restituiscono delle informazioni che possono confermare quello che noi pensiamo, ma spesso ci danno anche delle informazioni diverse. Noi da anni abbiamo adottato una delle metodologie più efficaci, che si basa proprio sui principi del marketing scientifico, che raccoglie dei dati soprattutto sul percepito dei clienti e dei potenziali clienti, perché non c'è nulla di più reale del percepito delle persone. Questo è veramente un elemento chiave che dobbiamo tenere presente. Nulla è più reale di ciò che percepisce una persona. Come svolgiamo questa attività? Tutto parte da una valutazione iniziale interna, che è proprio quello che l'azienda pensa, no? Come dicevamo prima, cioè il punto di partenza sono i percepiti interni dell'azienda, che poi andiamo a confrontare successivamente con il percepito esterno del mercato, sia dei clienti ma anche dei potenziali tali. In quella fase c'è una fase di raccolta dati, che si fa attraverso diverse metodologie e strumenti, quindi dall'analisi qualitativa, che possono essere delle interviste di profondità, dei focus group, all'analisi quantitativa, dove invece andiamo a raccogliere dati sul numero maggiore di persone, quindi parliamo dei sondaggi, ad esempio, ma anche di attività che è più di desk research, nel senso attività che si fa attraverso la reportistica, attraverso le informazioni che ci sono online, attraverso i trend del mercato, quindi si prendono delle informazioni che sono già esistenti e si vanno ad integrare con le informazioni che invece noi andiamo a raccogliere sul campo. Quindi fonti primarie, fonti secondarie, che ci danno un vero e proprio contesto di quello che accade. A quel punto, una volta che tutta questa attività viene raccolta e analizzata, si formano dei veri e propri quadri strategici, e questi ci aiutano chiaramente con la nostra interpretazione a capire cosa sta accadendo, ma anche il perché certe cose accadono. Quindi è un po' più interessante, no? Si entra un po' in profondità dell'analisi, non è solo cosa accade, ma anche il perché accade, quindi quali sono gli atteggiamenti e i comportamenti che portano le persone a prendere delle decisioni piuttosto che altre. E questo funziona in tutti i settori, sia nel B2C ma anche nel B2B, quindi dobbiamo pensarlo davvero in maniera trasversale per tutti i settori. A quel punto siamo in grado di definire i trend emergenti, le opportunità anche per l'azienda, anche delle minacce, perché chiaramente ci stanno anche questo, ma tutto questo ci permette di prendere delle decisioni più strategiche, come dire, più ragionate, più pensate, e che vanno oltre quello che solo noi all'interno dell'azienda pensiamo, e anche di mitigare un po' i rischi, perché chiaramente nel momento in cui abbiamo fatto questo grande confronto riusciamo a capire anche quale può essere il rischio eventuale. Quindi, per riassumere, l'analisi di mercato e la revisione delle strategie sono due momenti essenziali. Noi suggeriamo di farli in maniera regolare, di tanto in tanto, quindi di non ancorarsi a quella strategia che magari l'azienda aveva fatto già 2 anni fa, perché 2 anni fa in un mondo veloce come il nostro sono già molto vecchie. Quindi ritornare sul momento, analizzare quello che succede. Non ci sono delle soluzioni universali e neanche noi abbiamo, come dire, un fluido magico per dare delle risposte, ma quello che sappiamo con estrema certezza è che l'affiancamento, l'analisi, la profondità anche delle domande che ci poniamo e poniamo all'esterno alle persone che andiamo a intervistare poi fanno veramente la differenza, perché da buone domande nascono buone risposte con le quali puoi fare delle migliori strategie per il proprio business. Quindi, qualora in questo momento tu fossi in una situazione, come dire, di revisione della strategia, suggeriamo di contattarci perché possiamo aiutare a veramente guardare, no, con una prospettiva diversa questo tema così importante dell'analisi di mercato e delle strategie future. Assolutamente sì, e questo è una
fra l'altro delle caratteristiche importanti, riuscire a guardare all'interno della propria azienda con una mentalità un pochino più aperta, cosa che appunto noi aiutiamo spesso a fare gli imprenditori delle aziende. Quindi ci vediamo la prossima settimana, siamo giunti alla fine, diciamo, anche dei consigli di questa settimana di fine ottobre e ci rivediamo appunto il prossimo mercoledì. Una buona giornata.